Cause I try and try just to fall back down again. And I ask myself why do I try. Ciao a tutte ragazze, quest'oggi vi mostro un altro video in collaborazione con l'azienda BB Craft. E quindi sempre qualcosa di molto semplice, un video creazione dimostrativo per come ho adoperato i prodotti che l'azienda appunto mi ha inviato. Intanto diciamo che il video riguarda questi cuori in vetro, sono 100 pezzi. E queste basi di acciaio, anch'esse 100 pezzi, quindi 50 paia. Poi vi servono dei chiodini, io sto utilizzando sempre tutto acciaio, e degli anellini. Allora, l'orecchino in questione è questo, molto molto semplice. E soprattutto la trovo un'idea carina, va bene sì anche per ragazze, per adulti, ma anche per bambini, perché spesso mi chiedono degli orecchini per bambini e devo dire che l'ho trovata appunto un'idea carina per poter accontentare i più piccoli. Adesso faremo questo verde, però poi non ve ne andate perché vi mostrerò tutti i colori. Praticamente ho realizzato tutti i colori presenti nella busta e sono un bel po', e inoltre voglio farvi vedere anche come intendo confezionarli. Ok, quindi ovviamente l'orecchino è semplicissimo, ma ripeto, è appunto un video dimostrativo di come possiamo utilizzare queste basi, questi cuori, e soprattutto anche per i principianti che vogliono fare qualcosa di molto facile. Okay, andiamo a prendere il nostro chiodino e lo inseriamo nel cuoricino. Andiamo a fare un occhiello. Per chi sta approcciando questo mondo delle perline, insomma, da poco tempo, vi ricordo inoltre che giù metterò i link che vi rimanderanno all'acquisto di questi cuori, e che l'azienda BB Craft, con una piccola spesa di 25 euro, non vi fa pagare la spesa di spedizione. Siamo a questo punto, adesso andiamo a tagliare leggermente questa parte, anche se c'è la testa del chiodino, come vedete, però non mi piaceva, mi piace di più l'effetto di questa sorta di prolungo. Sia così che potete inserire anche una catena, una piccola catena d'acciaio o qualche altra perla, insomma come vi viene meglio. Io mi sa che ne ho lasciato un po' troppo, adesso lo controlliamo insieme, cosa un altro pezzetto lo vado a tagliare. Poi andiamo a prendere il nostro gancio, assicuriamoci di non metterlo al contrario. Allora, ok. Andiamo a infilare. Andiamo a stringere. Aspettate perché voglio vedere se sono uguali o ne ho fatto uno più piccolo e uno più grande. Questo è leggermente, ma pochissimo, però lo devo sistemare un po'. Devo
tagliare un altro pezzetto, ma pochissimo. Adesso vi faccio vedere tutti i colori che sono venuti fuori, proprio per darvi l'idea di quanto, insomma, potrebbe essere carina un'esposizione con tutti questi orecchini di colori diversi. Allora, ragazzi, vi faccio vedere come li ho confezionati. Cioè, questi qua ce l'ho tutta. E poi vi faccio vedere tutti i colori che ho realizzato. Adesso vi mostro tutti gli altri colori, poi insomma penso di metterli in una bustina trasparente. Allora, ragazzi, vi mostro i vari colori che ho realizzato. Questo tipo oro, poi ho deciso di mettere questo qua come nastro perché quello là in realtà non mi piaceva. Verde più chiaro e verde più scuro. Bianco, rosso, rosa e azzurro. Poi magari penso di mettergli delle bustine trasparenti. Adesso lo provo subito con voi. Questo è un po' grande, però non so se ce li ho più piccolini. Ok, ragazzi, il mio video finisce qua. Noi ci vediamo al prossimo lavoro. Un abbraccio.